mostra degli alberi e delle essenze locali, giochi, animazioni, intrattenimento musicale, degustazioni enogastronomiche. Domenica prossima torna la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali, un evento che si svolge da oltre 30 anni nel centro storico di Monbaroccio, il piccolo borgo che anche in questa edizione proporrà ai visitatori una serie di iniziative, a partire dai mercatini dell'artigianato e dei fiori, piante e attrezzature inerenti al mondo dell'albero. Ci sarà inoltre la possibilità per grandi e piccoli di partecipare a laboratori di potatura innesto, a quello di intaglio del legno, alla fattoria didattica per bambini o alla creazione di una composizione floreale. La manifestazione è promossa dal Comune, dalla Proloco di Monbaroccio, con i patrocini di Provincia, Regione Marche e Assam, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche e la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato. L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla tutela del territorio e al patrimonio del nostro territorio ambientale, culturale ed enogastronomico. In quale modo rientra il Corpo Forestale dello Stato? Il Corpo Forestale dello Stato è l'unico corpo di polizia dello Stato che proprio ha ampi compiti, ma soprattutto compiti di tutela ambientale e difesa del territorio. Proprio in questi giorni abbiamo problemi di dissesti idrogeologici e proprio questa festa degli alberi, che io non chiamerei più festa, ma è una manifestazione di sensibilizzazione ai giovani, alle nuove generazioni, a tutelare il territorio, quindi a tutelare le piante, a tutelare il buon cibo, a mangiare bene. E il Corpo Forestale dello Stato, che chiaramente è organo di polizia, ma è anche organo istruttivo per i ragazzi e per le nuove leve, speriamo che sia di buon auspicio per la nostra festa degli alberi. L'iniziativa prenderà il via alle ore 9.30 con una camminata di trekking fino a Monte Marino, dove è stato piantato un cipresso per ripristinare l'antico profilo della collina. Alle 10 poi l'inaugurazione ufficiale. L'unica Proloco in Italia ad aver istituito il gruppo giovanile, quindi io dico abbiamo istituito il gruppo giovanile, stiamo piantando delle nuove piante. Oltre ad aver piantato due cipressi a Monte Marino, stiamo piantando delle nuove piante. Queste nuove generazioni, queste nuove leve, speriamo di poterle educare bene e di poterle far crescere sane nel nostro territorio, che abbiamo veramente un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico importantissimo.